Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Non sapete cosa cucinarvi per pranzo per domani? Cosa portarvi come schiscetta fredda? Se non avete modo di riscaldarvi un piatto di pasta lì in ufficio, vi diamo noi la ricetta giusta. Oggi cucineremo un'insalata di riso, ma quella a modo mio naturalmente. Gli ingredienti che vi darò per questa ricetta sono assolutamente indicativi, aggiungetene a piacimento naturalmente. Quelli che ci serviranno sono il riso, quello per insalate, quello che cuoce in 10 minuti, veloce e pratico, 200 g di prosciutto cotto tagliato a cubetti, 2 uova sode, le ho già cotte, 150 g di scamorza affumicata, mezza cipolla di Tropea, 100 g di Würstel, 80 g di olive traverdi e nere, ci serviranno 70 g di mais e 150 g di pisellini già cotti. Io ho usato quelli in scatola, veloci e pratici. Ci servirà poi sale e olio, extravergine d'oliva, mi raccomando. L'acqua sta per venire a bollire per cuocere il riso. Non ci resta che cuocerlo e il gioco è fatto. Eccoci qua, il nostro riso ha cotto 10 minuti, l'ho raffreddato e fermato la cottura sotto acqua fredda, l'ho scolato ben bene e ora non ci resta che assemblare la nostra insalata di riso, partendo dal prosciutto cotto. La scamorza. La cipolla, io la divido a metà perché è un po' grande. Il Würstel. Le olive. I pisellini e il mais. E infine le uova sode. Io le rompo in 4 pezzi e poi a metà. Ora non ci resta che aggiungere sale fino, olio d'oliva, a piacimento e mi raccomando, ma almeno 5 abbondanti cucchiai di olio servono tutti. Se volete potete metterci anche la maionese all'interno a insaporire ulteriormente, a dare maggiormente gusto. A me personalmente non piace, quindi io per esempio non l'aggiungo, ma come volete voi, mi raccomando sempre, perché l'insalata di riso è un piatto talmente versatile che potete fare come più piace a voi. Non volete mettere prosciutto cotto, volete mettere dei cubetti di speck di prosciutto crudo, volete mettere del cipollotto bianco invece che la cipolla di Tropea, come più piace a voi. Diamo una bella mescolata. C'è per esempio anche chi aggiunge il galbanino al posto della scamorza. Io l'ho scelta affumicata per dare un tocco di sapore in più particolare al piatto finale, ma potete usare anche quella normalissima per esempio. Ora non resta che coprirlo con carta trasparente, lasciatelo riposare in frigorifero per molte ore, anche tutta notte, e domani o più tardi, stasera, gustatevi la vostra insalata di riso. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando, non perdetevi tutte le altre ricette estive che ci sono sul canale di Cucina con Agnese. Abbiamo preparato un sacco di piatti estivi che aspettano solo voi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.